In concorso internazionale al Festival dei Popoli di Firenze siamo con Mirna Zappa, che ha presentato In Farmacia. Lei praticamente ha seguito per 3 anni il lavoro all'interno di una farmacia greca di 2 dottori. Prima di tutto, come ha detto anche ieri uno spettatore, è riuscita a raccontare quello che di tragico anche è successo nel paese in 3 anni. Come ha trovato questa farmacia e la disponibilità di questi due farmacisti che però hanno un'ironia e una capacità di stare in scena che sembrano quasi 2 attori. I understood everything but the last phrase. So the last thing is, how did you find this pharmacy, these 2 people who are so available, who work there, but at the same time they are so good, they could be actors, they have the iron, the humor, but is it a professional actors, but they're not. Think about that, and they are also very anxious about when I finish. They ask me when I finish the edit. They ask me, did we act well? Although I didn't tell them to act, I never asked them to do something. But they were also anxious. They were my friends because I'm a diabetic type 1, so I take insulin, so I'm a frequent at the pharmacy, as you understand. So we became friends. And I was going there, sitting, spending my time during when I was going to buy medicines, that is one more than twice per month. And then I noticed that the pharmacy is like a Greek cafe neo, as we call cafe neo, is the coffee shop where the old people are going and they're making a lot of discussion of politics. So a lot of people were coming in the pharmacy, and they didn't just take medicines, but they talked with they discussed the political situation, or they were talking about football, or whatever you can imagine. They were telling stories about their past. And in the beginning, I wanted to record all this situation. So I had a lot of material with clients and with the two of them, but at the end, when I was editing, I decided to not to keep clients, just one or two, and focus on the two characters because their relation, I think, could show what I wanted to show with this film, what is going on in Greece now. In effetti loro, dopo il montaggio, sono anche venuti a chiedermi come erano andati, come avevano recitato, anche se io avevo detto loro che non dovevano affatto recitare. Beh, in realtà i 2 dottori a farmacia sono diventati un po' amici miei, venuti perché io sono diabetica e quindi almeno un paio di volte al mese devo andare in farmacia per l'insulina. Ogni volta che andavo magari mi fermavo un po' a discutere con loro, perché mi rendevo conto che non ero da sola, anche altre persone lo facevano, e questa farmacia diventava un po' come il caffè mio, non vedo il caffè greco dove si è soliti discorrere, parlare di politica, di calcio, dei vari argomenti di cui si parla al caffè. E quindi molta gente proprio andava in questa farmacia per fare 2 chiacchiere e alcuni parlavano anche del loro passato. Inizialmente volevo registrare sia le conversazioni dei dottori che dei clienti e mettere tutto nel mio film, però in fase di montaggio ho pensato che alla fine loro due, la loro relazione, quello che dicevano, erano già qualche cliente, diciamo, potevano già dare un'immagine di quello che stava succedendo. Sì, attraverso anche l'acquisto delle medicine, la capacità di acquisto delle medicine, emerge nel racconto proprio di questi 3 anni le difficoltà anche dei cittadini, ma degli stessi farmacisti, perché comunque rischiavano di non essere pagati dallo Stato prima e poi dai clienti. So also looking at the drugs, the medicines that the people buy, one can understand the increasing economic difficulty in the country, but also for the doctors in the pharmacy, because for them too, they may not be paid by the state, the medicines cannot be paid by the state. Is that a right observation? You show through this growing difficulty of buying medicines. Well, that's not the main target there. It is in the film though, but just in small pieces. Not small pieces, I mean just in a second level or third level. What I wanted most to show is how
the political situation affects the personal relations between people, how social conditions could affect the relations between the two people. It's true there are problems in at the last part of the film that is taking place at 2012. There is a strike going on by the pharmacists, I don't know exactly what it is. I should learn this word. Right. And because the state didn't pay them. Now that's the problem a bit in Greece now. It's you know, Greek people, they do have money because they work a lot. As if maybe they say they don't, but they say that we are lazy. But we are not, we are working a lot of hours. But the state doesn't have money, and what happens now is the same that happens with the farmers. The state doesn't pay where it should pay. So Greek people have to take from their savings, and this is a, how do you call it, a false circle. Vicious. It's okay, I'm sorry. So this is it. Sì, diciamo che questo non era proprio il punto principale, anche se rappresenta un secondo o terzo livello di lettura. In realtà io quello che voglio mostrare è soprattutto come la situazione politica di un paese può direttamente avere un impatto su quelle che sono le relazioni tra la gente, le relazioni sociali, come queste cambiano via via che cambia la situazione politica circostante. È vero che nell'ultima parte del film, quando si parla appunto del 2012, ci sono dei grossi problemi in quanto c'è proprio uno sciopero dei farmacisti, che sciopero in quanto c'è questa minaccia che lo Stato non paghi i farmaci. In realtà diciamo il discorso diciamo, è più vasto perché fa riferimento ai greci, che le persone che lavorano, e non è vero che i greci non lavorano, non siamo pigri, lavoriamo e quindi la gente che lavora ha anche i soldi, è lo Stato che non ha i soldi per pagare i propri debiti, e quindi siamo in un momento in cui tocca ai cittadini mettersi le mani in tasca e con i propri risparmi far fronte a quello che lo Stato non può più affrontare, non ha i mezzi, i fondi per farlo. Sì, ascoltando alcune testimonianze emerge anche che l'importo elevato delle tasse chieste oggi costringe il più delle volte anche la classe media ad avere seri problemi di sopravvivenza. Ma venendo all'aspetto stilistico, lei è un'altra delle cineaste che in questo festival ha presentato un film in bianco e nero per motivazioni probabilmente diverse da quelle di altri suoi colleghi, e in più volevo capire come si è mossa in questo spazio comunque piccolo che è all'interno di una farmacia, come ha deciso di muovere proprio la macchina da presa. Also has the feeling that it's also due to the very high taxation that also the middle classes now have problems. But anyway, regarding your style, right, you also use like quite a few other filmmakers here at the festival. You decided to use black and white, maybe for different reasons than the others. And then the other thing is, how did you move a camera in such a small place as a pharmacy? Well, I start with the second question. Normally, I use a DSLR camera, which is what I prefer, because the depth of the field and things like that, we all know. But for this case, I needed a smaller camera, and easier to hold, not in the eye level, so I could talk with the people, I could have eye contact. So I bought a very small camera, a Canon. Legria, it's not expensive, 1,000 euros, and so I did the film with that. I use a microphone on the camera, so I could move in the pharmacy, and I had no problem. I don't use this kind of microphones, and I think the sound is quite good for the equipment I had. I want to be very discreet in there, so I had to be on my own, because although I was asking the clients if they are accepting the filming, I was asking them after I filmed them, because I didn't want them to, although I didn't use this footage, but I didn't want them to know I was filming them. But afterwards I said, you know, I'm doing a documentary here, and if you want to, if it's okay. So I had the
license from the clients, although I only used three. And as for the black and white, well, there were two... do you want to translate? Per quanto riguarda come muoversi nella farmacia, ho deciso di utilizzare una camera più piccola di quella che uso normalmente, perché mi avrebbe consentito di muovermi meglio, ovviamente, soprattutto di tenerla a un livello che mi consentiva comunque di avere un contatto di sguardo con le persone che parlavano. Inoltre il microfono era quello della camera e per questo mi garantiva di essere molto discreta, perché nonostante io poi chiedessi ai clienti, che poi in realtà sono solo tre quelli che erano nel film, se erano d'accordo ad essere ripresi, questo lo chiedevo dopo, cioè chiedevo loro se potevo utilizzare quel materiale, però come dicevo prima, perché altrimenti potevo in qualche modo influenzare quello che dicevano la loro presenza. As for the black and white, there were two reasons. One is more, let's say, it has to do with the content of the film, and because there is a movement, there were a lot of Greek comedians films during the 60s, and you know, Greek people, I didn't want the film, I always like a sweet, bitter atmosphere, I always liked not to have a little bit of humor inside of what I'm doing. So I had the, you know, the assistant of the pharmacist has a lot, he has a sense of humor, so that was helpful as well. So for Greeks, black and white is connected with our youth, and all those films, they were comedies during the 60s, and even today the children are watching those films and they love them. It's our all Greeks love those films. So that was a bit of reference. It was, you know, I think it helped me to create the atmosphere. But well, let's say you had the same time, as I said yesterday, the Q&A, the same time here in Italy, you had the neorealism. So you could see it on the other part, that black and white gives it more realistic, but this wasn't the reason for me, it was the first one, because I was thinking about Greek people. And the next, it was also a technical reason, because I had a lot of footage from different days, and the assistant of the pharmacy, he used to wear inside his robe different colors, but he used orange, purple, very strong colors. It wasn't easy to cut. I would have to throw scenes that I would like to make a sequence of them. So this made me take, that was the two reasons. Allora, diciamo che le ragioni sono due fondamentalmente. La prima è che io volevo creare un'atmosfera che contenesse anche un po' di humor, un po' di ironia, no? E quindi mi sono un po' ispirata alle commedie greche degli anni 60 che tutti guardavano, che erano tutte in bianco e nero, erano abbastanza divertenti, c'era cioè molta ironia. Poi il fatto che soprattutto l'assistente del farmacista fosse un uomo dotato veramente di humor mi aiutava appunto a creare questa atmosfera che doveva essere un po' evocativa di queste cose abbastanza eroiche degli anni 60, che fra l'altro molti greci guardano ancora, i bambini se le vedono tutte, perché volevo appunto un'atmosfera, diciamo, agrodolce per questo film. E poi ieri qualcuno ha detto che è evocativa del neorealismo, sì, c'è anche questo, comunque fondamentalmente era per dare questo tipo di atmosfera. E poi c'è anche una ragione tecnica per cui il farmacista, l'aiuto farmacista sotto il camice, la farmacista indossava sempre maglioni diversi, con colori diversi, e quindi avrei dovuto tagliare un sacco di cose, quindi per ovviare a questo problema cromatico ho pensato di usare il bianco e nero, ragione tecnica. Grazie, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire. Grazie anche per la traduzione a Donatella Baggio.